questi atti assolutamente gravissimi, al limite del vilipendio delle istituzioni, perché davvero il non riconoscere il ruolo del Consiglio, ricordiamo che la provincia in questo momento è un ente monocratico, l'unico soggetto che diciamo, controlla e supporta anche l'attività amministrativa è quella del Consiglio, perché i consiglieri cosiddetti delegati di fatto non costituiscono una giunta o un organo esecutivo, ma abbiamo, come vi dicevo, la Presidente che opera attraverso decreti e un consiglio che si occupa di votare o ratificare le delibere o i decreti. Quindi ecco, davvero la mancanza di rispetto totale del ruolo dei consiglieri e la supponenza di poter interpretare liberamente regolamenti e statuti, perché ricordiamo che la previsione dei 7 consiglieri non è come in altri consigli comunali o altri consigli di organi di secondo livello dove si individuano numeri che possono essere anche a volte aleatori in caso di decadenza perché si parla di metà, di un terzo, eccetera. Il regolamento e lo statuto della provincia individuano già all'interno delle norme il numero di 7 consiglieri e quindi una seduta per essere valida deve avere la presenza di 7 consiglieri e una delibera per poter essere votata deve avere partecipanti al voto 7 consiglieri, ovviamente computando anche il o la presidente. Quindi davvero quello che è accaduto è qualcosa di sconcertante.